Però tanto è dato dagli istruttori che hai, gli esempi che hai. È chiaro che se un ragazzino entra in una palestra e nessuno gli dà là per sognare, per iniziare a sognare di portare il suo gesto anche fuori, per forza rimarrà lì. Però sta a chi c'è lì dentro che inizia a Eh accendere sì. quella scintilla. Ben ritrovati, siamo qua di nuovo a questo appuntamento di podcast dei Ragni di Lecco. Questa volta sono in compagnia con proprio i Ragni di Lecco per raccontare, diciamo, un pochino cosa significa essere ragno oggi, come si entra nel gruppo, cos'è il gruppo mediaticamente parlando, anche come ci poniamo rispetto alla comunità alpinistica o arrampicatoria. E insieme a me c'è il vicepresidente attuale Passini, pilone portante di questo sodalizio, Dimitri, che è il nostro fiammifero corto, quello che si scalda facilmente e risolve un po' di situazioni, e la nostra bellissima Jo, che è sempre di ispirazione per tutti noi, insomma. E quindi niente, io direi di iniziare con un giro brevissimo di cosa vuol dire per ognuno di voi essere gruppo, che ricordo avete quando vi è arrivata quella notizia o siete stati proposti, che emozioni vi ha un pochino suscitato, o come vedevate il gruppo semplicemente prima e dopo essere entrati. Te Luca, cosa puoi raccontarci? Ma della mia esperienza posso raccontare che comunque, cioè anche prima di entrare nel gruppo Ragno, ho sempre scalato con tantissimi ragazzi che già facevano parte del gruppo, quindi diciamo che l'ingresso è stato abbastanza, non è stato traumatico, nel senso che conoscevo già quasi tutti, quindi sì, conoscevo già l'ambiente, è stato facile integrarsi anche col resto delle persone che non conoscevo, quindi direi che l'ingresso è stato tutto sommato tranquillo e sereno, i problemi sono iniziati dopo, Chiaramente. chiaramente. No, vabbè, se vuoi dire tu dopo E il mio entriamo già è nei stato un particolari. ingresso forse un filo più traumatico, nel senso che vabbè, io sono venuto a contatto con il gruppo tramite la scuola. Ho fatto il corso e ho fatto il corso base a R1 e dopo aver fatto il corso alla cena di chiusura mi è stato proposto da Fabio di andare, mi fa, andiamo in Rati con domani mattina alle 6, che c'era il corso dell'Academy. E io ho detto va bene. E è stata una forte terapia d'urto. Ho perso il secchiello dopo tutta la salita e mi sono fatto 300 metri di doppia col mezzo barcaiolo, perché era uno dei due Ci nodi che sta. avevo imparato durante il corso. E da lì sono venuto a contatto con i membri del gruppo, con tanti membri del gruppo. E È per te stato un Joe po' il punto di invece? partenza. Il mio ingresso, diciamo che per me è stato abbastanza uno stupore perché non avendo mai fatto una via, quando mi è stato proposto di entrare nel gruppo, il primo pensiero è bellissimo, fighissimo, ma che c'entro io lì dentro? E per cui vabbè, entusiasta sicuramente e l'ho vista come una bella apertura verso questo ramo dell'arrampicata sportiva. Che non era ancora così presente nel gruppo, per cui sinceramente dal che c'entro qui dentro al proviamo a metterci anch'io, mettere anch'io la mia parte sul discorso arrampicata sportiva, boulder e quant'altro, ed infatti poi gli ingressi sono stati poi parecchi per meriti sportivi e dove grandi vette dietro non ce ne sono e da parte mia non ce ne sono mai state, ma felice di far parte di questo ramo del gruppo, diciamo. È che comunque il gruppo Ragni ha sempre cercato un po' di accogliere tutte le varie eccellenze nelle varie discipline, no? E in effetti l'apertura a quella all'arrampicata sportiva è stato, correggetemi se sbaglio, perché poi sono anch'io arrivato dopo, è stato già uno stacco abbastanza grosso rispetto all'anima, diciamo, più alpinistica che c'era prima, a un accogliere gli arrampicatori sportivi che fossero comunque di elite, sia magari nel boulder piuttosto che nella falesa, nell'arrampicata sportiva. E chi è che è stato l'elemento La VIP, trascinante? penso.
la Lippi il primo, no? Mm. Il primo arrampicatore sportivo. Sì. La Lippi, sì, diciamo che è stata una bella apertura del gruppo, cioè non escludere certi personaggi che comunque nel loro ambito non solo hanno sempre portato il nome di Lecco in giro per il mondo, ma comunque cioè avevano un livello in arrampicata che era, diciamo, al top del momento. Quindi diciamo che il gruppo ci ha visto lungo e ha deciso di non escludere questa categoria, ma anzi di accoglierla, come, cioè dando valore appunto all'attività che loro facevano. È stato un bel segno di modernità, secondo me. Ma alla fine, adesso faccio un po' il finto tonto, Cioè come si fa a entrare in sto gruppo? Perché alla fine la gente è curiosa, cioè vuole sapere come si fa a entrare in questo gruppo. Sì. Basta essere forti e far blocchi e salti dentro? No, beh, non, è un bel macello anche quello. È un bel macello anche quello, non basta quello. Diciamo che spesso arrivano delle mail di gente che magari ci segue, quindi sa che spedizioni facciamo, segue i nostri canali social, conosce i nostri video, però magari non sa, per esempio, come si fa a entrare nel gruppo. No? Quindi chiedono: ma guarda, volevo entrare nel gruppo, cosa devo fare? Mandano le mail, allora lì ormai c'è una mail copia e incolla che si risponde, perché se no ti è lunga. Entrare nel gruppo non è così semplice. Allora, prima cosa, bisogna essere presentati da 3 soci che già fanno parte del gruppo, quindi vuol dire che il candidato è comunque già uno che bazzica il gruppo, quindi ha già scalato con qualcuno del gruppo, magari ha già fatto delle spedizioni insieme, e quello è il primo step. Nel momento in cui 3 soci, che comunque si confrontano anche con altri, decidono che può essere un elemento adatto al gruppo, quindi adatto vuol dire non solo perché è a livello alto, quindi entra e dà più immagine al gruppo, deve essere anche una persona adatta a fare le attività di gruppo, quindi partecipare alle attività del gruppo, che sono le solite cose, non so, la scuola, pure i viaggi, le spedizioni. C'è tanto lavoro da fare dietro la pagina internet, dietro i social, la creazione dei video, ci sono tantissime cose da fare, quindi deve essere anche una persona disposta a donare del suo tempo libero al gruppo, no? E deve essere uno che è capace anche di stare con gli altri. Dopodiché, una volta viene presentato dai 3 soci, nel senso che gli si dice di mandare il curriculum dell'attività, perché non è che quella non è importante, anche quella è importante. Quindi il candidato manda il curriculum, c'è una commissione tecnica composta da 5 persone, mi sembra, anche lì persone di diversa età, di modo che hanno modi diversi di vedere e di leggere un curriculum. Dopodiché, se la commissione tecnica valuta il curriculum all'altezza, viene portato in assemblea e poi è l'assemblea che decide se farlo entrare o no con un voto segreto. Quindi di solito ci sono i 3 candidati che presentano, i 3 soci che presentano il candidato, di solito c'è una breve discussione, breve o lunga, dipende dal candidato, le ultime volte abbastanza lunga, abbastanza accesa, e di modo che, cioè, si cerca di capire se l'elemento è adatto oppure no, no? Quindi diciamo che l'attività passa quasi sempre in secondo piano, perché comunque il livello adesso si è alzato tanto e quindi... Beh, diciamo, la commissione tecnica filtra proprio quello che è il curriculum e l'attività, e poi a livello personale viene valutato, diciamo... Sì, proprio dall'assemblea. C'è una discussione e poi alla fine della discussione, quando la discussione inizia a arrivare a un vicolo cieco, dice va bene, ora di votare. Si vota e si vede se prende voti. Il voto è segreto, eh? Voto segreto. C'è da dire che chi passa in commissione tecnica non è detto che poi passi il voto dell'assemblea. Eh no, perché l'assemblea è sempre un bel campo minato. L'assemblea è sovrana. Va anche a simpatia. Ebbene sì. Va anche un pochino a simpatia, ma va anche come l'umore dell'assemblea stessa durante quella serata lì. Se uno capita dentro nel giro socio. Esatto. Sì, ci sono tante variabili e diciamo che il risultato non è mai scontato, assolutamente. Sarebbe più scontato se il voto non fosse segreto. Per gli onorari, no? È così? Sì. Il voto può essere anche palese, non mi ricordo. Sì. Può essere. E poi ci sono i soci onorari, giusto? I soci onorari, sì, che magari hanno fatto qualcosa di particolare o negli anni per il gruppo, comunque magari hanno scalato
per tanti anni con diversi del gruppo, magari arrivano a una certa età e per, come gratificazione, di solito sono i loro coetanei che lo propongono come onorario e basta. Bisogna dire che negli ultimi 10 anni comunque, diciamo, a partire anche un pochino più di, a partire dalla tribù, diciamo, di Simone Pedeferri e Vago, poi la vostra ondata sportiva, perché comunque è stata un bel gruzzolo di persone che sono entrate, e anche adesso riusciamo ogni anno a trovare, ogni anno, circa ogni anno comunque, a dare un bel ricarico a, al gruppo stesso. Poi chi ci mette più del suo, chi un pochino meno, ma c'è sempre tanta gente che viene, viene coinvolta. E un'altra roba che ho visto io, che correggetemi se sbaglio, comunque le file una volta erano un pochino più entro i confini lecchesi, pian pianino mi sembra ci siamo un po'... Ma io penso che comunque gli orizzonti della, dell'arrampicata si sono allargati tanto. E prima comunque viaggiare era molto più difficile, per cui insomma il gruppo rimaneva abbastanza forse locale pur spostandosi. Adesso è così talmente facile spostarsi e creare le relazioni nazionali, internazionali, che diventa forse automatico allargare i propri confini anche in quel senso e non rimanere proprio chiusi a nicchia. E poi magari bisogna vedere, insomma, come si vuole vedere questa cosa, se più a livello di romantico, se andati a Lecco bisogna rimanere a Lecco, o se invece, vedendo le diverse sfumature, come questo tipo di apertura verso l'arrampicata sportiva, piuttosto che di dire è bello, le più sfumature danno al colore rosso un'intensità diversa e sempre nuova, sotto diverse luci. Bisogna, secondo me, imparare a dirigere il proprio punto di vista sempre in modo differente. Questa, secondo me, è un'altra apertura importante. È chiaro che sì, però penso... Chiaro che è più facile andare a prendere le teste di serie un po' in tutto il nord Italia, no? Però tipo Dimitri, te salti fuori da un percorso interno, sì, al gruppo, come dire. Non so se vuoi raccontare un po' il... Vabbè, come ho detto, come prima, ti sei avvicinato, ho iniziato con la scuola e poi man mano ho scalato con tanti membri del gruppo che mi hanno aiutato a crescere alla fine. Ma è vero quello che c'è, cioè, l'apertura ci vuole, anche secondo me proprio bisogna aprirsi, ma è importante anche mantenere un po' la territorialità, ma anche per eseguire le cose materiali, cioè se non ci fosse Passini in giro per Lecco che corre di qua e di là, lo fai te che arrivi dalla Val Chiavenna? No. Quindi, oh, grazie. Ci vogliono anche persone sul posto, capito, sì, quello che voglio dire, cioè non è... Va bene l'apertura, ma a parte che anche sarebbe bello riuscire a, e secondo me anche la palestra adesso lo sta facendo, cioè coltivarci in casa nel senso che non è che la Valmasino non fa parte della Valmasino, Varesotto, ci siamo allargati negli anni, però tirare fuori i futuri ragni da, da casa, no? Che la casa potrebbe essere la, la palestra. Beh, anche successo, insomma. Sì. Beh, te già avrai visto Anna crescere in sì, palestra. Assolutamente. Sì, sì. Immagino anche un ragazzo che cresce nella palestra ai ragni. Correggimi se sbaglio, perché è una realtà che non vivo. Però ha un po' il mito del ragno, sì, dell'alpinista. Assolutamente. C'è questo comunque... alone del gruppo sempre presente. Poi comunque la palestra e chi si associa alla palestra e tutti gli agonisti della squadra sono già comunque nel gruppo sportivo, nella SD Ragni di Lecco, per cui sarebbe fare un ulteriore salto e sentirsi parte al 100%, ecco, di questa realtà del territorio, che come dici tu è giusto che ci sia, e per cui assolutamente chi entra lì dentro in ogni caso spesso e volentieri addirittura a volte si confondono i tesserati, magari che non bazzicano più di tanto, spesso e volentieri pensano che tesserandosi alla SD Ragni di Lecco voglia dire allora sono ragno. E comunque vedi che una delle cose a cui tengono fare subito è
prendere, ad avere la maglietta anche della SD per comunque portarla in giro nelle altre palestre. Avere questo ranio addosso è sempre un motivo di orgoglio, insomma. Ma invece te, Luca, a proposito dell'orgoglio di essere ragno della maglietta rossa, c'è i ragni per Lecco, cosa significano? O non sei tu che devi rispondere? Mi guardi a me. Perché comunque da vicepresidente, cioè, riuscirei anche a capire quanto occupa nella realtà territoriale il nome ragno, sia con la palestra che con il corso. Poi magari Dimitri ci racconta che corsi diciamo facciamo. Che il gruppo Ragni in città, Lecco in generale, è presente sotto molteplici aspetti, no? Come diceva la Jo, in palestra, cioè, girano tantissime di quelle persone che poi al di fuori dell'ambiente nessuno sa di questa differenza ASD palestra o gruppo Ragni. Cioè, noi andiamo a Roma a fare una gara di Coppa Italia, cioè in semifinale c'è lo speaker che urla come un pazzo per presentare gli atleti, e quando escono i nostri atleti, il gruppo Ragni che ha scritto la storia dell'alpinismo, cioè, che, per dire, no? Cioè, al di fuori di Lecco siamo conosciuti come un elemento unico, nessuno nota questa differenza. A Lecco, quello che hanno fatto i Ragni a Lecco da quando sono nati ad oggi. Ci sono i libri di storia che lo raccontano, e è inutile dilungarsi. È chiaro che ci vorrebbe un po' più da parte delle istituzioni riconoscere il lavoro che viene svolto sia come palestra ma come gruppo in generale, e magari sostenerlo un po' di più, perché comunque è sempre più faticoso portare avanti tutte queste attività. Alla fine noi siamo tutti volontari, rubiamo del nostro tempo libero per portare avanti le cose, però diventa sempre più complicato, no? Quindi niente, magari sarebbe bello un domani essere organizzati ancora meglio per poter fare le cose, diciamo, potendogli dedicare più tempo, no? E quindi farle con i dovuti crismi, no? Sì, è chiaro, è chiarissimo. È solo che sto pensando a te che ti ritrovi sempre a gestire sul discorso del volontariato, no? Perché di fatto è volontariato, e gestire certe cose della palestra, di organizzazione, di riunioni, cose così, sai, sono cose verosimilmente rotture di scatole che però bene o male ti disfi fuori, no? Però c'è anche un discorso dal punto di vista emotivo, perché io ancora prima che diventassi ragno mi ricordo i filmati che c'erano Schiera e Della Bordella in Patagonia, che quando avevano dei problemi tiravano sul telefono e dall'altra parte della cornetta c'eri tu, no? Sì. Quindi è un discorso di volontariato, ma che si intreccia anche emotivamente con delle storie, sai, importanti, no? Cioè, l'essere gruppo non è magari soltanto il discorso di organizzare, fare queste cose, ma quando tu sei dall'altra parte del mondo sai che puoi contare su sì, su qualcuno a casa che ti aspetta. Tu come, cioè, tu che te, Dimitri, o quando sapete che ci sono degli amici del gruppo in giro per il mondo, come, diciamo che è una cosa che un po' ti devi sentire, no? Al di là del gruppo, dell'amico, dell'amico, sono cose che ti vengono da dentro, no? Cioè, devi aver voglia di farlo, ti vengono spontanee di farlo, no? Cioè, se fosse faticoso, se fosse pesante, se ti dovesse dar fastidio, non lo faresti. Lo fai perché ti viene proprio da dentro la voglia di farlo, no? Ripensando alle telefonate che dicevi te, cioè, mi ricordo un anno che erano in Patagonia Matteo Della Bordella e Luca Schiera, un giorno, due giorni, tre giorni non telefonavano, no? E sapevamo che dovevano uscire sulla via, erano in parete alla Torre Egger, e tutti i giorni i genitori ci telefonavano, a me e a Fabio, che eravamo a Palinuro a chiodare una falesia per il progetto Pietra del Sud, cioè di giorno a chiodare, alla sera telefonavano i genitori, e mi hanno fatto sapere qualcosa, e no, di notte si dormiva poco perché lì sempre ma suonato il telefono, no, dormi, tutto così, cioè, finché dopo tre giorni e mezzo è suonato sto benedetto telefono di sto satellitare,
E allora com'è? E cazzo, ma dove siete? E siamo usciti sul colle, abbiamo fatto la via. E porca Eva. Cioè dopo tre giorni di tensione, cioè eravamo seduti in pizzeria per ordinare da bere. Niente, cioè sono cose che ti restano, no? Poi perché... E alla fine c'è cioè anche giusto che il gruppo dia una mano a chi decide di fare questo tipo di attività, no? È come un po' l'atleta, no? L'atleta deve fare l'atleta, non può pensare a organizzare il viaggio, l'iscrizione, ordinare la, che cazzo ne so, le scarpe, ordinare la divisa, andare a far mettere i team. Cioè l'atleta deve fare l'atleta e la società deve fare la sua parte, no? E nel gruppo è un po' la stessa cosa, no? Ci sono quelli che... diciamo che sono gli atleti diciamo di punta che fanno un certo tipo di attività, quegli altri del gruppo che magari fanno un po' meno attività, hanno un po' più di tempo libero, devono dare una mano, cioè, per organizzare le cose, no? Cioè, io la vedo un po' così. Però il successo è di tutti alla fine. Ma sì, certo, cioè, il successo è di tutti, perché poi chi o poco o tanto tutti fanno qualcosa, no? Poi è chiaro che magari ci sono degli anni che ci sono presenti un po' più persone, poi magari qualcuno sparisce perché, sai, ognuno poi ha la sua vita, no? La famiglia, il lavoro, cambia casa, un po' ci sei, un po' niccio ci sei, però diciamo che di persone che si sanno da fare ce ne sono sempre. E quindi si cerca di dividere un po' i compiti e gli impegni e per fare andare avanti le cose. Comunque in un mondo come questo, no? Una realtà come la nostra, che è quella dell'arrampicata, del successo del singolo, comunque la realtà del gruppo è l'unica realtà che sopravvive anche a livello autofinanziando le proprie esperienze, le proprie spedizioni, le proprie cose, e comunque riesce a rilanciare la sua immagine mediaticamente anche grazie a un lavoro che in realtà un ragazzo di 20 anni non è in grado di fare, no? E questa è una cosa che abbiamo imparato a fare tanto e probabilmente anche bene, anche poi interfacciandoci con le aziende così negli ultimi 10 anni. Tu l'hai visto il percorso, anche te Gio l'hai visto, te Dimitri ci sei arrivato un pochino a metà, però cioè, abbiamo proprio imparato a girare i filmati e questo tipo di attività qua, no? E diventa forse necessario per stare al passo coi tempi di adesso, comunque, per forza di cose. E in ogni caso poi comunque lo sponsor lo richiede, il ritorno anche d'immagine per forza di cose, e lo sponsor è quello che poi aiuta ad andare in giro questi ragazzi, per cui diciamo che è una cosa che in ogni caso chi vuole fare parte del gruppo e di questa realtà deve comunque imparare a fare. Nella misura poi in cui lo può fare, in cui la sua attività lo richiede, per carità, però fa parte anche questo del gioco, non è lontano dalla realtà che devi vivere per forza di cose per andare in giro, cioè adesso come adesso andare in giro per mettersi certe spedizioni vuol dire poi anche riportarla a casa in senso di immagine e di condivisione. Bravissimo, sì. Con tutti gli altri per forza di cose. E abbiamo dovuto imparare a farlo. Te Dimitri, ricordo in Madagascar che Fabio ci ha dato l'osmo, immagino. Ci aveva dato. Raccontami come funzionava con la telecamera, per favore. E lì avevamo fatto tante riprese, si prestava anche il posto, eravamo in tre, avevamo fatto una via sportiva. È più difficile quando invece vai e hai 2 giorni di bello per salire una montagna e lì fare i filmati diventa un po' più complicato. Però sì, bisogna per forza portare a casa qualcosa, fa parte del pacchetto e mi è stato insegnato subito. No, c'è stato... perché non ti viene naturalissimo anche andare in montagna a tirar fuori la telecamera, a fare i filmati, e diciamo la persona, il presidente ai tempi che ci aveva insegnato a fare questo, aveva insistito tanto, era stato Fabio, e mi ricordo lì in Madagascar ci aveva mandato giù questo osmo, che non sapevamo neanche connettere, che era una sorta di gimbal collegato al telefono che attaccavi con i cavi, che rischiava di cadere tutto. Era stato abbastanza interessante girare con quell'apparecchio lì. Però alla fine, sì, come del resto l'ultima spedizione che abbiamo fatto lì sul Torre, che siamo sempre lì a cercare di tirare insieme i pesi, i materiali, alla fine siamo portati un drone in cima, che dici, sì, sono deficienti. Però alla fine fa parte un po' di quel lavoro
che poi tutto il gruppo poi è l'unica carta mediatica che possiamo giocarci, no? Questo è un aspetto su cui abbiamo anche lavorato tanto. E poi c'è tutto il discorso di Scuola Ragni, che ormai Dimitri, no, da partecipante è diventato organizzatore, giusto? Responsabile. Quasi direttore. No, ce ne sono ben due di direttori. No, seguo solo un po'. E non c'è due senza il tre, il terzo. Sono un po' la parte organizzativa della cosa alla fine e partecipo a qualche uscita. Che però è un corso CAI alla fine. Fa parte, il gruppo Ragni fa parte del CAI Lecco. La scuola è la scuola del CAI Lecco, il gruppo Ragni. Beh, te da corsista, tu hai fatto il corso da corsista. Sì, e ho fatto il corso che teniamo adesso, anche quest'anno. E da lì poi hai fatto ancora l'Academy. Da lì sì, ho chiesto di partecipare a quell'uscita. L'Academy però era in fase di quell'anno, era in fase di, cioè stava per finire, però mi avevano permesso di partecipare a un paio di uscite e poi l'ho fatta l'anno successivo con altri ragazzi. E l'Academy che progetto era? Era, cioè alla fine, cioè adesso noi parliamo di Academy perché lo sappiamo, io sto facendo il finto tonto, però vai, che era l'evoluzione, cioè era andare, si prendevano dei ragazzi motivati, che avevano voglia di andare, che già riuscivano magari a salire certi tipi di vie, e si andava a scalare con quelli che, cioè andavi a fare una via con Matteo Dalla Bordella, andavi a fare una via con Simone Pedeferri, andavi a fare una via con Paolo Sperafico, e che ti mettevano dalla loro parte, dalla loro esperienza, e non è che ti facevano, andavi a tenergli la corda, ti lanciavi sugli itinerari che loro andavano regolarmente a fare ogni weekend, e ti portavano con loro sostanzialmente, e era una gran cosa, cioè ti motivava, era bello andare a fare una via con certe persone, è un'occasione sempre da non perdere. E com'è che non la fate più? Non la facciamo più perché, vabbè, le ultime uscite ci sono stati un po' di problemi, magari anche legati ai ragazzi che davano la disponibilità, poi all'ultimo momento si tiravano indietro. E comunque l'Academy è un bel impegno perché cioè sia economico che di persone, è un impegno non indifferente, però non è detto che non lo faremo più. Per il momento diciamo che è un po' in stand by, vedremo, dai. No, beh, una bella cosa perché comunque era fatta per dare un qualcosa in più a questi giovani, per far sì che fossero poi indipendenti un po' su tutti i terreni, no? Sai, una volta era più facile, no? Cioè avevi l'amico, c'era comunque nata per creare un vivaio del gruppo. Sì, esatto. Anche. Cioè non è facile andare, cioè non è che uno si alza domani mattina e dice ciao, vado al bianco a scalare. Cioè se hai qualcuno che ti porta, che è esperto, che è già stato, allora hai l'occasione di andare. Se devi già metterti te e il tuo socio, che nessuno dei due è andati, non è che non puoi andare. Va bene, abbiamo iniziato così, con la guida, dov'è il fungo, cazzo dov'è, ah cazzo dietro. Cioè, non è che non lo puoi fare, però diciamo che come gruppo volevamo appunto dare una mano a dei giovani promettenti della zona e via, no? Magari la faremo più avanti. Probabilmente questa cosa dice che oltre ad essere promettente devi avere anche una motivazione forte. Se si è andata a perdere un po' così perché forse non si è più vista quella motivazione forte, dice come comunque devi avere un attimo lo spirito, perché non dici ciao, vado a provare, insomma in montagna non è che dici proprio così, per cui è un'occasione d'oro di poter mettersi in gioco con persone che hanno tante esperienze e ti possono insegnare tanto, e se dietro c'è giusto quel desiderio di provare una cosa diversa, molto probabilmente non basta, deve esserci una spinta dentro molto più forte, per cui probabilmente questa cosa lo mette un attimo in luce e sicuramente tornerà. E forse è proprio dire ai giovani, fate vedere che quella luce c'è dentro, cioè cogliete l'occasione, insomma.
Eh sì, perché adesso hai fatto un punto di vista stra interessante questo, perché c'è l'immagine del ragno di Lecco, voglio dire, soprattutto in questi ultimi anni è diventata molto golosa. Adesso parliamoci chiaro, per un ragazzo giovane avere la possibilità di entrare nei ragni di Lecco voleva dire appunto confrontarsi con gli alpinisti di riferimento, come poteva essere Della Bordella, Schiera, viaggiare. E a me è capitato al bar di sentire tanta gente e dire: io entro nel gruppo dei ragni di Lecco per così viaggio gratis, no? Però e tanta gente ha confuso l'ambizione, non è che l'ambizione, cioè il volere entrare nel gruppo con l'ambizione stessa di fare alpinismo, no? Cioè l'obiettivo era entrare nel gruppo ragni per così viaggio gratis, ma alla fine è intrinseco nell'alpinismo quello che ti viene da dentro, no? Cioè probabilmente l'Academy ha filtrato e capito, se uno, l'Academy o comunque l'assemblea, il modo in cui decidiamo di far entrare la gente nel gruppo, se uno ha veramente quella ambizione di cui parlavi, che ti viene da dentro, che si rinnova anche, rilancia l'avventura, rilancia il rispetto a soltanto il marchio che hai cioè marchio, il logo dei ragni fine a se stesso, no? E questo non è facilissimo trovare nei ragazzi. Comunque io mi sono accorto che questa vocazione per un certo tipo di alpinismo, su cui si fonda poi anche il gruppo dei ragni stesso, perché diciamo Della Bordella ha rilanciato l'immagine del gruppo in maniera forte a livello alpinistico, non è semplicissimo da trovare. Correggetemi se sbaglio. No, vabbè. O anche cosa che pensate voi, cioè alla fine abbiamo anche aperto, abbiamo, io in realtà sono arrivato tanto dopo, però quando sono state aperte le porte anche alla sportiva e anche adesso si fanno entrare persone, è capitato di far entrare persone come poteva essere Tentori e Carnati, che comunque col gruppo col discorso alpinistico avevano poco a che fare, però a livello di arrampicata sportiva hanno dato tanto. Certo. E sono figli di ragni, tra l'altro. E sono figli di ragni, cresciuti, sì, in un certo senso nel vivaio. Nel vivaio dei ragni, un pochino nella palestra. Beh, sono proprio entrati in palestra. Hanno proprio iniziato in palestra e poi pian piano si sono avvicinati anche all'arrampicata outdoor. Stefano si è dato un po' più alla corda, vabbè, anche al boulder adesso, e Simone è proprio più boulderista. E loro adesso hanno un livello, cioè, altissimo, e diciamo che nel loro ambito sono tra i migliori. Eh sì, in Italia sicuramente, all'estero pure, diciamo che si difendono bene. Si difendono tanto bene, si difendono tanto bene. Chiaro, non è semplice trovare delle personaggi del genere, cioè non è che uno apre un vivaio e dice: un anno esce Carnati, un anno Tentori, un anno, cioè sarebbe troppo bello. Non funziona proprio così, però è chiaro, più investi nel vivaio, più investi nella palestra, più investi nei giovani, però vuoi mettere soddisfazione, sì, più hai possibilità di avere che queste, cresce così, che di fare il calcio mercato e andare a prendere i fuori classe di turno che abita. No, ma anche perché se crescono in casa comunque crescono già legati all'ambiente ragni, a quello che è il gruppo, cioè capiscono un po' quali sono le dinamiche che ruotano attorno al gruppo, no? Come dicevi te, non è che uno arriva da, che cazzo ne so, da non so dove e dice: ah, entro nel gruppo, e poi perché hai l'idea di usare il gruppo come un bancomat, magari, cioè non è che sia la Banca d'Italia, diciamo che grazie ai nostri sponsor sosteniamo fin dove riusciamo l'attività dei nostri soci, tutti, da chi fa l'attività principale a chi fa magari attività minore, cerchiamo di dare una mano a tutti. Se uno pensa di entrare nel gruppo solo per attingere da quel poco che c'è, si sbaglia, soprattutto ultimamente, cioè queste cose adesso, mentre invece riuscire a coltivare dei giovani in casa. Cioè vedi Simone, vedi Stefano, ma vedi tanti altri che adesso magari... Mela Iris, frampo. Sì, dico che adesso magari sono più della parte, diciamo, della palestra, della squadra agonistica, però comunque sono lì da 5, 6, 7, 8 anni, cioè
che il giorno che fanno il saltello, sai, passano gli anni, pian piano smettono di fare le gare, ma comunque scalano fuori, scalano forte, hanno tanta esperienza, hanno tanta motivazione, c'è un attimo saltare di qua, e loro sono, cioè, li conosci e sono quelli che entrano anche più facilmente nel gruppo, anche dove la discussione è ai minimi termini, perché sono talmente già conosciuti, già, cioè non hai bisogno di dire vale la pena, non vale la pena. È una cosa che viene naturale. Viene naturale. E invece, tipo, stavamo ragionando a un altro podcast che si crea un divario abbastanza grosso, c'è una abbiamo identificato una specie di frattura un po' grossa tra il mondo di chi nasce e cresce in palestra e chi ha avuto magari un background diverso con i genitori che scalavano fuori, così, che ha una visione un po' più aperta dell'arrampicata, no? Io penso che la realtà un po' dei ragni aiuti a dividere, a riempire questa lacuna che si sta sempre di più allargando. Come hai detto giustamente tu, che, o tu all'inizio, insomma, che i ragazzi entrano in palestra e hanno questa visione del sogno, dell'alpinismo e così, e anche quelle che fanno le gare comunque entrano in una palestra dove l'ambiente è quello, alla fine col maglione rosso dei ragni, no? Cioè, penso che è una realtà che ancora riesce a mantenere vivo l'incontro tra questi due, diciamo, mondi, che piano piano si... Sì, diciamo che... Cioè, ditemi anche voi se li vedete, che si separano, se sì, li vedete... diciamo che magari a differenza delle altre palestre che sono nate, sono proprio palestre commerciali, nate come investimento, come azienda, diciamo il nostro comunque dietro una tradizione che magari aiuta un po' a far sì che non ci sia questo divario tra chi inizia in palestra e chi è iniziato fuori, perché comunque nella nostra palestra girano tutti i nomi che abbiamo fatto prima, girano in palestra ad arrampicare, quindi volendo o nolenti li vedi e li conosci, quindi magari è un po' più facile mantenere questo legame in una palestra magari nata dove non ci sono montagne, non ci sono falesie, non c'è nulla. È più difficile che ci sia questa unione, e magari è più, cioè, questo magari non c'è neanche, non ci sono neanche quelli che scalano fuori, quindi non è che c'è la frattura, non c'è proprio la parte fuori, non c'è, c'è un po' come le palestre di una volta, no? Uno andava in palestra a fare fitness e boom, poi quando usciva andava dove voleva, andava al bar a fare l'aperitivo, andava, cioè, è il nostro mondo che è un po'... C'è questa doppia possibilità, no? Indoor, outdoor, c'è sempre l'eterna discussione, ma la sfida è arrampicata. Dimitri, la sfida è arrampicata. Tempo scaduto. È troppo lento. Ma sì che è arrampicata, cioè fa parte della disciplina olimpica, no? Però è una cosa diversa, cioè andare a Sassocavallo a fare una via, che sono due mondi completamente differenti, da approcciarsi in maniera completamente differenti. Ma secondo te siamo già così vecchi da non riuscire a vedere che la sfida era arrampicata, come potevano essere i vecchioni al tempo alpinistoni che dicevano che la sportiva non era alpinismo? Può essere che stiamo ragionando no. Da vecchi o... Può essere, sì, che è un ragionamento un po' da vecchio, ma non credo, non credo, rimarranno comunque cose diverse, no? Adesso il ventaglio si è talmente allargato che ci sono tantissime cose, no? Ma guarda, c'è anche in alpinismo, ci sono mille modi di fare alpinismo, potresti aprire una discussione su ogni specializzazione, no? È giusto o sbagliato, cioè, che ne so, tipo dry tooling, giusto o sbagliato, cioè, si apre un mondo, no? Io non sono pratico, però mi viene in mente, per esempio, vedo queste prestazioni di dry tooling su sti strapiombi di roccia, che il ghiaccio proprio manco esiste, che magari qualche forellino è stato fatto ad hoc, cioè, io ho provato a scalare con le picche, ho fatto la Coppa del Mondo di ghiaccio nel 2000, ci ho provato e dico, cioè, alla fine, sì, va bene, che in mano ste due picche, vai, però alla fine, cioè, per uno come noi che scala sui quei gradi lì, cioè, alla fine sono due ronchi, ste picche. Due manini, sì, no, sì.
Sì, dico, ma prendi sensibilità volte, con l'attrezzo, diciamo. No, era per non sparare sempre sulla spina, speriamo che spariamo da qualche tanto. Però dico, delle volte escono questi articoli con queste super prestazioni, con questi gradi, e dico, ma che difficoltà, cioè faccio fatica a capire la difficoltà. E non lo comprendi se non lo fai. Se non lo fai non lo comprendi, no? Però faccio fatica, però non è che sminuisco la prestazione. No, chiaro. Però faccio fatica a capire che tipo di impegno fisico, di impegno tecnico c'è dietro. Cioè dico, cos'è? Paragonato a una via su roccia, quant'è? 8C? 9A? Beh. Poi vado a vedere quello che aveva fatto e dico, cazzo, ma in Falesia fa 7B più. Boh. Non lo so. Cioè, è difficile. È difficile, sono difficile, parametri davvero difficili. Cioè, io della speed è una specializzazione talmente specialistica, cioè noi abbiamo gli atleti in palestra che si allenano, cioè abbiamo dei giovanissimi che stanno seguendo la strada tracciata da Beatrice, si sono appassionati e come fai a dire che non, cioè io li vedo arrampicare, li vedo allenarsi, cioè hanno una passione che staresti lì ore a guardarli sì, che sì. Si allenano. Mi è difficile dire, ah no, ma non è arrampicata, fanno altro. Sì, perché sì. Poi alla fine scalano con la corda, fanno boulder, scalano fuori, cioè fanno tutto il resto, perché fanno solo quello. Sì, alla fine quindi sono discipline molto differenti, con un gesto talvolta simili, e dietro probabilmente ad ognuna c'è invece una passione forte. Quello che accomuna probabilmente la passione, perché sono totalmente differenti tutte, se vogliamo vedere dall'obiettivo che ti poni al percorso, a tutto quanto. Per cui come fai a dire sono vecchio perché non mi piace quello piuttosto che quell'altro? Poi ognuno ha il suo. Il gesto è talvolta simile, diciamo. Perché anche te, Gio, eri entrata nel gruppo per le gare anche per le gare di boulder, giusto? Per le gare di boulder, sì. Ha fatto Coppa del Mondo. Che ai tempi era... Coppa del nonno. Coppa del Mondo hai fatto? Sì, 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 sì. Qualche garetta, sì. Che i tempi, io immagino che il gruppo... All'inizio. Sì. Che poteva essere qualcosa come la speed adesso, no? Cioè, magari visto dagli alpinistoni... Può essere, comunque... La vedevano magari come una disciplina. Sì. Te, guarda, mostri qua che scalano i sassi, si sono messi pure a far le gare, no? Stasera li chiediamo il gin. Ho detto mio papà che andavo a Rockland, mi ha detto... Vai fino là per fare due sassi. 2000 sassi. Vabbè, anche tu hai ragione. Poi in realtà sono riuscita un paio d'anni fa a portarlo giù a Bosco Scorace a vedere e gli si è aperto un mondo. Ha iniziato a far blocchi. Ha iniziato a far blocchi, spiaggiato, sì, su un blocco così. Però ha visto il lato romantico di chi si trova in un bosco a spazzolare sassi per vederci delle linee, cosa che appunto anni prima mi ha detto, cosa vai a fare, tanti chilometri per salire 2 metri, 3 metri, 4 metri di sasso. Si è ricreduto sull'aspetto romantico comunque che c'è dietro al trovare delle linee nascoste da muschio piuttosto che... E anche dall'ambiente comunque, perché forse appunto il bello di potersi discostare poi dalle palestre è proprio trovare un attimo quell'intimità che hai tra te, la passione che ti spinge, l'ambiente. Chiaro, spesso e volentieri anche fuori si trovano ambienti affollati in Falesia, piuttosto che personalmente, ecco, non amo questo lato. Il fuori, io ho piacere che diventi una cosa appunto diversa, intima, romantica, da condividere in modo un attimo più personale, ecco, che ti metta di fronte al tuo voler salire una linea, al condividere con poche persone intime questa cosa. Non mi piace, ecco, quando lasciamo perdere i raduni che sono fatti proprio per aggregare, ecco, però non mi piace arrivare in Falesia in un posto di blocchi troppo affollato, cosa che invece mi piace che sia così in palestra, ecco, e secondo me si possono trasportare le cose da un ambiente all'altro trovando la giusta dimensione, anche perché comunque quando sei fuori sei in natura e io penso che la prima cosa che bisogna portare è il rispetto. E nel momento in cui entro in un bosco
e inizio a fare del gran casino, a mio parere già non ho il giusto feeling che è giusto invece che ci sia, per cui sia dall'approcciarsi che a lasciare l'ambiente che hai trovato in un certo modo, per cui puoi ripulire i sassi, evitare di lasciare roba in giro e via dicendo. Ecco, questa cosa a mio parere nelle palestre va, cioè chi entra in palestra va istruito sull'approcciarsi poi in natura in un certo modo, perché nella roccia è il nostro mondo, lo stiamo vedendo, non è infinito, e se non lo preserviamo noi e non diamo questo esempio, non possiamo poi pretendere che chi arriva, che è sempre più piccolo, impari ad approcciarsi nel giusto modo, ecco. Per cui no, è chiaro che il canale della palestra e dello spirito con cui ci metti nel viaggiare, nel entrare in un bosco, che ci sia direttamente un insegnamento nella palestra, quella di Rani, che poi alla fine ha un vivaio, come dicevamo prima, abbastanza grosso, con potenziali futuri membri o membri stessi come l'Analde, che è entrata da lì e che comunque quando entra in un ambiente, mi è capitato di scalarci insieme, ha ancora un rispetto e si muove in punta di piedi delicatamente, insomma. Ma è la stessa cosa anche quando ci muoviamo per fare le vie, no? Tipo anche te, Dimitri, è capitato sicuramente di finire in posti super isolati. Sì, li cerco. Li cerchi, Anche a me non piace tanto l'affollamento in Falesia. Ma tipo, ti è piaciuto di più andare a Yosemite o andare in Kirghizistan, per dire? Cioè, Yosemite affollato o il Kirghizistan da sopra? Beh, le vie di Yosemite e il deserto del Kirghizistan a livello di persone sarebbe la combinazione vincente. Sarebbe la combinazione vincente. E lì quando, per dire, perché un altro aspetto bello è quando parti per una spedizione e almeno mi è capitato, e parti come ragno, no? Soprattutto le prime che facevo, che ero poco più che ventenne, cioè c'hai dentro un orgoglio. Stesso entrare nel gruppo, no? Cioè era stato un orgoglio, ma anche uno stimolo potentissimo. E quando parto, che sto per fare un viaggio con i miei compagni, anche sì, i membri del gruppo che sono dall'altra parte del mondo, io la sento la spinta che arriva anche da chi è a casa, no? Da voi, quando ci si sente poi col satellitare o così. Te anche capita le stesse robe? Ma o? Sì, anche a me, cioè quando siamo andati in Kirghizistan, per esempio, anche noi scrivevamo a casa al Matteo, che faceva il punto di riferimento, e che poi scriveva a Luca, che cercava di dare le notizie un po' a tutti di quello che stavamo facendo. E sì, se senti a casa, ti caricano sicuramente, ti possono appoggiare o meno su quello che fai, ti danno le informazioni utili sul tempo, un aiuto non da poco. Ti possono appoggiare, ti possono cazziare. O ti possono cazziare, sì, questo anche è capitato. È capitato anche quello. Sì. Cosa siete lì a fare? State fermi, non fate più niente. Dove siete? No, per dire, a me era successo lì sul torre quando avevamo fatto l'ultimo tiro, che comunque avevo proprio sul maglione rosso, perché io vabbè, abbiamo gli sponsor che ci danno anche i vestiti, ma alla fine quando vado ad arrampicare metto sempre sugli stessi vestiti, quelli fortunati, cioè le mie più belle vie le ho fatte sempre con lo stesso pantalone, la stessa felpina, il stesso maglione rosso, no? E quindi quando sono arrivato su, che c'avevo su sto maglione, che l'ultimo tiro era proprio il fungo che era stato scalato dai ragni nel 74, no? Ho sentito, sai, proprio una potenza. C'è una potenza di tutto quello che era il coinvolgimento di un gruppo allora, adesso, ad essere lì insieme. Poi eravamo arrivati in cima e sai, sono tutte storie che comunque hanno fatto parte dei miei sogni di background, proprio erano arrivati in cima ai ragni, hanno fatto un lometto con la neve attaccato sul maglione. Sogno, cioè l'ho sentito, cioè proprio qualsiasi posto del mondo in cui mi sono mosso, ho sentito questa energia, no? Cioè il dover essere anche all'altezza di fare quello che avevano fatto gli altri prima di me, no?
cioè sono, non per forza andare proprio all-in da, da rischiare chissà cosa, però nel momento in cui ero entrato nel gruppo mi volevo sentirmi all'altezza di, ed è sempre stato un grandissimo stimolo e percepito fortissimo, insomma era qualcosa di interessante e bello, perché sai che entri in una comunità che vive delle tue stesse emozioni, no? E questo è di fondo una cosa che, come dicevi tu prima, insomma, che poi si lega tutto col rispetto per l'ambiente, col rispetto di entrare in un bosco, capire certe dinamiche e poi chiaramente insegnarle e mandarle in avanti. Penso che l'esempio dia tanto. Ecco, il discorso che dicevi prima delle palestre, tanto è legato all'ambiente, dipende da dove nasce una palestra. Quella di Lecco, con le cornici che ha, non potrebbe che invitare poi a portare il gesto fuori. Però tanto è dato dagli istruttori che hai, gli esempi che hai. È chiaro che se un ragazzino entra in una palestra in centro Milano, ma piuttosto che anche da noi, e nessuno gli dà là per sognare, per iniziare a sognare di portare il suo gesto anche fuori, per forza rimarrà lì, però sta a chi c'è lì dentro che inizia a accendere quella scintilla. E penso un po' per tutti è stato così, cioè probabilmente quella spinta per appunto il gesto dell'arrampicata ce l'hai un po' dentro, un po' innato, una cosa che ti affascina. Però poi dopo iniziare a sognare confini, panorami, orizzonti, c'è qualcosa, qualcuno che ti deve aiutare a fare questo, non è che ti arriva da quattro prese colorate, per forza di cose. Io penso che il gruppo sul territorio e anche fuori stia dando tanta possibilità, anche con quello che si diceva prima, del riportare immagini piuttosto che filmati, sicuramente danno tantissima spinta. Allora avevamo chi indossava Sector e si arrampicava e si teneva con una mano, che ci ha spinto a fare tanto, e sicuramente tanti di voi ragazzi che state riportando le vostre esperienze state dando la possibilità a tanti giovani di sognare e di volere desiderare questa passione forte e via. Ma come hai ragionato su un pochino su un discorso anche degli sponsor, no? Della comunicazione degli sponsor. Cioè alla fine non è da nascondere, le nostre spedizioni le paghiamo con i soldi degli sponsor, dovuti al fatto che riusciamo a comunicare, a creare dei contenuti. E com'è questo lavoro? Visto che abbiamo due persone qua che se ne occupano. Cioè com'è, diciamo... quanto è più difficile gestire l'immagine di un gruppo anziché l'immagine di un singolo? Perché se uno si vende da solo in un'attività come quella dell'arrampicata, che la fa uno, è un po' più facile, diciamo, anche perché, ad essere sinceri, almeno che conosco io, è l'unico gruppo alpinistico che riesce ancora a rilanciare la sua immagine in un mondo dove ci sono l'atleta qua, l'atleta qua, l'atleta qua, l'atleta qua, ed è una realtà unica. Una volta c'erano tanti gruppi, mo quanti ce ne sono? Di gruppi? Che riescono a sopravvivere a questa maniera, no? Beh, ecco, ci sono i gamma. Beh, no, di gradi, gruppi ce ne sono. Perché ridi? No, è vero, ce ne sono. Gruppi ce ne sono, dopo io non so gli altri come fanno a sopravvivere. So come facciamo noi a sopravvivere. Raccontano un po', no? Come sopravviviamo, no? Sopravviviamo... tanto abbiamo, tanto investiamo, più ne abbiamo, più investiamo. No, vabbè, diciamo che lo sponsor è, cioè per fare questa attività è fondamentale, perché i costi sono molto più elevati di quello che può sembrare, no? Cioè soprattutto negli ultimi anni, e una volta per una cosa, una volta per l'altra, una volta la guerra, una volta di là, i prezzi vanno alle stelle da un anno con l'altro, no? E quindi dare una mano a chi va in giro è sempre più difficile. Fortunatamente abbiamo una serie di sponsor che credono un po' nell'attività che facciamo, quindi siamo, da quel punto di vista siamo anche abbastanza fortunati. È chiaro che se uno sponsor ti dà il materiale, ti dà dei contributi per andare in giro, vuole qualcosa in cambio. Non puoi pensare di andare in Patagonia
tre mesi e tornare senza portare indietro una foto, cioè mi sembra palese. Come hai detto te, già ormai più di 10 anni fa abbiamo iniziato pian piano a imparare a documentare quello che facciamo, chiaramente con dei budget limitati. Penso mai ci sia stata una spedizione, correggimi tu se sbaglio, dove siamo partiti 3 o 4 soci con un operatore che andava a filmare o a fare le foto. Ci siamo sempre arrangiati e diciamo che i risultati non sono stati neanche malaccio. Qualche bel video l'abbiamo fatto anche noi. Gli sponsor penso che sono contenti, a loro diamo anche, diciamo, dei contributi tecnici sull'attrezzatura che utilizziamo, li aiutiamo un po' a migliorare i prodotti e questo è quanto. Ma pensi che per migliorare il nostro prodotto avremo bisogno di far partire anche un operatore insieme ai nostri alpinisti o atleti? Allora, diciamo che non sempre è possibile, cioè come dici tu, quando siete andati all'ultima via che avete fatto al Serro Torre mancava di avere lì un operatore. Sì, che per farle, però... Cioè, l'operatore, a parte che un operatore per venire lì deve essere un alpinista di un certo livello, e poi comunque una persona in più, ci sono altri problemi, non è così semplice. Diciamo che è più facile che uno di noi, uno di voi, riesca a fare 4 clip video, 4 foto. Vabbè, avete le riprese del Torre più belle di sempre, infatti. E non avevate l'operatore, no? Questo no? Un drone. Cioè, siete stati fortunati ad essere nel momento giusto, nel posto giusto, nel momento giusto, e avere il drone. Cioè, quelle riprese lì dalla cima del Torre, e prima tramonte, hanno fatto il contenuto. A tramonto, senza un filo d'aria, questo drone che gira. Cioè, sì. Le avrò viste io, penso, 100 volte quelle immagini. Ah, io anche di cioè, più. Cioè, così. cioè, sono immagini che non si erano mai viste prima d'ora. Sì, forse col film di David Lama c'erano state delle belle riprese, però lì c'era il mio operatore. Sono... Sì, cioè, si parla di altri budget, non era un drone da 300 euro che aveva piccolino, che aveva nello zaino e fatto girare un attimo. Cioè, sono stati giù mesi e mesi per fare quel film lì, che è venuto un bellissimo film, un bellissimo ricordo. Però diciamo che con i budget che abbiamo noi i risultati sono sempre stati più che soddisfacenti. E io penso che si può anche migliorare un po', in un certo qual modo ci stiamo arrivando, perché c'è anche un discorso di, come hai accennato te prima, della Pietra del Sud, no? Che era un progetto nato so quanti anni fa, ma una decina di anni fa, sì. Anche quello, e lì veramente ci si può organizzare in maniera vincente anche dal punto di vista, sì, mediatico. Sempre stati fatti bei lavori, sì, io mai partecipato neanche uno. Io ho partecipato a quasi tutti, però cioè è molto più semplice, comunque si parla di falesie, si parla di raccontare dei territori cioè che raggiungi più semplicemente, quindi cioè, è tutto più facile, non lì sai che ho di una falesia, poi vai con l'operatore, stai lì 3-4 giorni a fare le riprese, cioè quello ci sta, cioè andare, è quello che dicevo, andare invece su certe vie, in certi ambienti non ti puoi permettere di portare un operatore, ma semplicemente per il fatto che l'operatore non è in grado di venirci, quindi bisogna un po' arrangiarsi e anche avere i budget per poter fare una cosa del genere, cioè lo sai tu meglio di me, non è che dici sì, andiamo 15 giorni in Patagonia, vai, poi magari 15 giorni di vento a 150 all'ora, non fai niente, tiri su e vieni a casa. Esatto. Quindi c'è un po' bisogna sempre trovare il giusto compromesso in base all'ambiente in cui ti trovi, alla via di salita che vuoi riprendere, cioè tante cose da valutare, e poi trovi un po' quello che è un po' il gioco che vale la cantera, no? Nella Pietra del Sud tu hai partecipato a qualche... Sì, sì. Anche le ultime, sì? No. L'ultima, qual è l'ultima? Palermo, non lo so, aspetta, l'ultima, sì. Palermo, sì, non è proprio Pietra del Sud, però sì. Facevo sempre parte, chiamiamola Pietra, chiamiamola. Non so, fa parte un po' di quel giro di video,
studio di falesi, di cose così. Però è un'altra attività che, diciamo, parallelamente a un discorso alpinistico, ha proprio preso abbastanza piede, è stata una cosa... Sì. Diciamo forse progetti promozionale proprio per zone più sconosciute, e invece insomma fai vedere che la possibilità di trovare posti nuovi, bellissimi, nella nostra Italia ce n'è, e spesso e volentieri affacciati sul mare, per cui dai proprio anche una controparte dalle grandi vette dove sì, sì, il mare, dato da queste nuvole che circondano le vette, ha proprio posti che si affacciano sul mare ma che hanno un potenziale grandissimo, più accessibili sicuramente, e per cui progetti diversi, ma di nuovo che danno possibilità molto più ampie di conoscere, insomma. Ma alla fine, tipo, cioè, sono tutti progetti che nascono dal singolo? Vabbè, la risposta la so, però ve la faccio. Faccio la domanda. Cioè, è il gruppo che organizza queste cose o è il singolo che prende... Il singolo probabilmente ha l'idea. E poi il gruppo, se è un'idea buona, valida, insomma, che si può supportare, supporta l'idea e diciamo l'arricchisce sicuramente, per cui di nuovo conta il singolo che fa gruppo e viceversa. E lo stesso anche per l'alpinismo. Beh, chiaro. Perché forse anche di più. Lanci l'idea e poi qualcuno del gruppo ti segue. Sì, diciamo che di solito sono i singoli che lanciano l'idea e poi magari il gruppo fa da... cioè smista l'idea, di modo che altri soci magari che sono interessati, che non è mai il gruppo che dice: ah, Giga, tu devi andare in spedizione là con lei. Cioè, le idee, i progetti nascono dai singoli o da due soci che magari scalano insieme, che gli viene un'idea e poi di solito presentano l'idea al gruppo, e se è un'idea bella, condivisibile, il gruppo ci mette del suo per sostenerla. E il futuro come lo vedete del gruppo? Roseo. Roseo. Rosso, e rosso. Rosso era scontato, roseo. E rosso anche non è massimo, è la verità. Beh, il futuro... Cioè, 10 anni fa come te lo immaginavi il futuro? 10 anni fa... Ma diciamo che 10 anni fa c'è stata una bella svolta, perché è partita la Pietra del Sud. Diciamo che è partito tutto da un grosso sponsor che abbiamo avuto, che tutti si ricorderanno, che non era proprio del settore, però aveva deciso di entrare in questo mercato, e quindi diciamo che quello ci ha dato una bella spinta, perché comunque ci siamo ritrovati a dover collaborare con un'azienda enorme, quindi con delle aspettative grosse, enormi, e quindi lì ci siamo subito dovuti organizzare, e diciamo che tantissime cose sono partite in quel periodo lì, no? Dalla produzione dei video, a fare le spedizioni in un certo modo. La Pietra del Sud è nata in quegli anni lì, cioè sono nate diverse cose che ci permettevano di far vedere che comunque eravamo attivi in diversi ambiti, no? Quindi sia nell'alpinismo che nell'arrampicata, in Patagonia, sì, piuttosto che in Sicilia. Cioè, in quel momento lì dovevamo far vedere che comunque eravamo un gruppo attivo, e diciamo che è stato quella cosa lì ha dato un bel là, tante cose che sono proseguite negli anni e che sono man mano cresciute. E quindi sai, quando poi parti da zero e con una cosa, pian piano migliori, dopo arrivi quasi sempre in una fase un po' di stallo, e poi migliorare diventa sempre più difficile. Quindi siamo in stallo. Non ho detto questo. Io rischio già sempre. Arrivi in una fase di stallo dove dici... cioè, guardiamoci un attimo in faccia e diciamo: ok, siamo partiti qua, siamo arrivati qui, e mo come facciamo per migliorare ancora? E poi si riparte. Di cose da fare ce ne saranno sempre, migliorare si può sempre migliorare. Se facciamo i video con qualche migliaio di euro, il giorno che abbiamo
un budget con uno zero, due zero in più per fare i video, vedi che facciamo dei video migliori. Così in tutte le cose, no? Una delle prime cose che si dice allo sponsor è gli dici, il nostro gruppo funziona così, quello che abbiamo in cassa investiamo, se abbiamo in cassa 10 facciamo attività per 10, se abbiamo in cassa 100 facciamo attività per 100, ma è così, perché poi la gente, cioè i giovani hanno voglia di andare in giro, hanno le idee, hanno i progetti, quindi... E così crei contenuti nel frattempo, facendo attività. Quindi non so, lo sponsor dice ti davo 10 però quest'anno ti do 5, va bene, però facciamo meno, metà attività, e dai il doppio ne facciamo il doppio, più o meno funziona così alla fine, sì, o potenzialmente ne fai potenzialmente poi, ci sono gli anni che magari sì, dopo c'è stato per esempio l'anno del Covid, sì, così, esatto. Chiaro che non, si è tutto un po' fermato e anche noi abbiamo fatto un po' fatica a ripartire, no, perché per sé ci sono dinamiche anche alcuni stati erano ancora chiusi, i voli erano pochi, i biglietti costavano il triplo. Il post-Covid non è stato proprio. No. Non è che hanno detto va bene, domani si riapre, liberi tutti, si è ripartito di slancio. Anche noi si andava un po' coi piedi di più. Non è andare in Patagonia, non era neanche possibile andare in Patagonia col volo in Argentina col volo diretto dall'Italia, no? Dovevi fare... Avevano dovuto prendere un volo per la Spagna, perché dalla Spagna potevi andare in Argentina ma dall'Italia no. Che assurdità da Covid. Però allora abbiamo preso un volo, siamo andati prima lì in Spagna, poi siamo usciti, siamo rientrati in aeroporto e abbiamo preso l'altro volo senza farci sgamare, no? Sì, poi è chiaro che c'erano delle... C'era anche il dubbio, no? Sì, vabbè, riusciamo a partire, ok, però poi quando siamo giù là, se succede qualcosa, se chiudono, esatto. Resti giù. Era interessante. E te, Dimitri, come li vedi i prossimi anni del gruppo? Ma bene, perché adesso negli ultimi anni sono entrati parecchi giovani, carichi, e sicuramente ci sarà attività e fermento, almeno spero. Perché alla fine è quello che tiene vivo un po' tutto. Sì, alla fine... Cioè, secondo me il nostro gruppo deve partire dal fare attività e poi da lì tutto il resto, che viene anche di conseguenza. Adesso con l'ingresso di giovani c'è anche per esempio il Giacomo Mauri che sta facendo attività a destra e a sinistra, fra un po' parte... Sono entrati Marco Zanchetta, il Regallo, Motta, tutta gente che sicuramente il loro viaggetto cercheranno di farselo e portare a casa le loro cose. Sì. Anch'io spero. Anch'io ancora, dove vai? Quest'anno mi sa da nessuna parte, dall'anno prossimo proviamo a muoverci, però l'anno prima ho dato. E te, Gio, come lo immagini? Di organizzare un viaggio a Rocklands con i nuovi sportivi, con l'Anna, con non Tedori. Bisogna aspettare mica tanto, però. sarebbe molto bello che sia Rockland piuttosto che altri posti. Di sicuro sarebbe carino. Cioè, questi giovani sportivi sono tanto giovani, tanto sportivi anche, tanto sportivi, però troppo sportivi. A mio parere può essere comunque un bel modo di incontrarsi e fare comunità anche quello, perché da tutte e due le parti c'è da prendere e da dare sicuramente, per cui poi vabbè, personalmente anche con Anna un bellissimo rapporto e tutte le volte che capita di trovarsi è solo che arricchente, per cui perché no? E poi adesso te hai fatto quasi 10 anni come unica donna ragno nel gruppo ragni. Sì, per me sinceramente forse il blocco più duro. Il blocco più duro. Sì, sono davvero felice dell'ingresso di Lola ed Anna, perché nuovamente vedo questa apertura e la possibilità di riuscire a amalgamarsi un po' di più, perché per me sinceramente è stato abbastanza comunque complicato. Immagino. Per cui tutte le volte che mi è stato chiesto ho sempre ribadito questo desiderio di avere altre donne nel gruppo,
perché diciamo che ho goduto di un'esclusività che non mi è mai piaciuta. Spesso e volentieri sono sempre stata l'unica donna dei ragni. Cosa ne pensi di essere l'unica donna dei ragni? Sì. A me non mi è mai fregato niente di essere l'unica donna dei ragni, avrei voluto essere un uomo. No, donna tra altre donne, esatto, dei ragni, ecco, per cui io penso che qua dovete essere soprattutto voi a cogliere l'occasione di saper vedere in alcune donne la positività del loro ingresso nel gruppo. Vedo che spesso e volentieri si sono usati parametri diversi, nel senso... se si fa entrare anche un uomo che alla fine non si rivela all'altezza, delle capacità, ok, sì, tecniche, sì, di, sì, salire, sì, una montagna, ma all'altezza dell'essere componenti di un gruppo, è andata così, pazienza, e quanti ce n'è. Una donna deve essere perfetta sotto tutti gli aspetti, deve essere perfetta di curriculum, deve essere perfetta per il gruppo, deve essere utile al gruppo, perché non possiamo permetterci e correre il rischio di magari far entrare anche la donna sbagliata, come ne sono entrati di uomini sbagliati. Sembra che di qua ci siano parametri veramente diversi per un ingresso, cioè... Sì, poi ci sono stati anche parametri diversi in funzione a ragazzi proposti al gruppo Ragni, perché io mi ricordo di bocciature che non stanno in cielo né in terra. Sì, certo. E quello penso dipenda un pochino dall'assemblea in quel momento. Sì, quello lo diceva prima Dimitri, che questa cosa, sì, tante volte va all'umore dell'assemblea, della serata, antipatie e simpatie, e insomma questa è una cosa un po' difficile spesso da mandar giù, perché se vieni accettato dalla commissione tecnica e poi segato, nel vero senso della parola, dall'assemblea, e due domande te le fai, insomma, te le poni, sì, e sì, spesso e volentieri essere segato solo per antipatia o per una ripicca, che insomma, perché è capitato, diventa... anche questo, se dobbiamo parlare a 360 gradi, è successo, e anche questo è successo, poi per carità, penso che faccia parte anche questo dell'essere un gruppo, non è che sono tutte rose, forse per vedere un futuro roseo e tutto quanto bisogna imparare dagli errori, no? Se ne faranno altri, ma quelli ripetuti più e più volte forse bisognerebbe imparare a accantonarli, diciamo, esatto, così. Ma adesso, come ha detto Dimitri, è un po' più sul pezzo. Su cosa? Beh, bisogna anche dire che nel nostro gruppo ci sono 3-4 generazioni. Sì, questo è anche vero. Che ci sono i soci che vanno da 20 anni, 19-20 anni a 95-96, adesso non so il nostro più anziano. Personalmente spesso e volentieri vedo più apertura. Però comunque magari i soci candidati vengono visti in maniera, sì. Dipende tanto anche da come vengono presentati, no? Sì, sicuramente. Tantissimo, c'è stata. Se vengono presentati bene in assemblea, è un candidato a certe caratteristiche, cioè difficilmente verrà bocciato. Magari delle volte non si è riusciti a far comprendere all'assemblea le capacità e l'utilità che poteva portare questo socio al gruppo, e quindi la votazione, magari per un voto, è andata male, e tu devi dire bene, come mai sono sbagliata. Sì, è successo, cioè, a volte è andata così, che quando poi c'è stato lo spoglio, tutti che si guardavano in faccia, e poi uno perché hanno detto così e quindi io ho votato contro. E ma cazzo, hanno detto così perché voleva dire questa cosa qua, non... Quindi delle volte dipende tanto da come viene da come vengono presentati. Poi è chiaro che ci sono, è inutile dire, in un gruppo di più di 100 persone è chiaro che ci siano dei gruppi, dei gruppetti, no? Sai, quelli che scalano sempre insieme, quelli che sciano insieme, quelli che fanno, sì, più...
e quindi magari dicono però quello lì ha fatto così, cos'ha, e solite cose che capitano normalmente dove ci sono tante teste pensanti che la pensano in modo diverso, no? E questo, come ci sono assemblee normali dove non vola una mosca, dove va tutto liscio, dove va tutto bene, baci, abbracci, dove magari ci sono assemblee, volano le sedie, no, magari non volano le sedie, però poco ci manca, però ogni argomento è argomento di discussione. E dopo, esatto, poi ci sono quelle assemblee dove poi come dice lui, ogni argomento è argomento di discussione, di che sono le più belle, però sì, sono quelle, che sì. La, sono quelle che, dove poi escono le cose come uno le pensa, no? Sì. Cioè, poi sono quelle che dopo quelle assemblee lì, di solito tiri una riga e riparti. E poi quelle assemblee dove... Esatto, stasera abbiamo l'assemblea. Cioè quelle assemblee dove dici, non dici, però... E poi il giorno dopo tutti lì a dire, però come mai, come non mai. Cioè, più bello che far fuori le cose a quattro occhi. Che problema c'è? Cioè, basta non esagerare, basta non... cioè non entrare nel personale, sì. Non, cioè le discussioni, la discussione più è animata, più è, cioè più è vera, è reale, più si dicono le cose come stanno, no? Non è che devi girare sempre intorno alle cose. È vero. Cazzo, dimmi, mi stai sulle palle, basta. Ho trovato il Piero Ravà qualche settimana fa in palestra, ma gli ho detto, guarda che c'è l'assemblea fra poco. E lui, ma c'è qualche argomento scottante di cui parlare, perché sennò non mi... attira questa sono cosa. Le più belle. Sì. Polemiche alla fine sono le cose più belle. Polemica ma costruttiva, no? No. Sì, sì, no. Cioè, una polemica costruttiva, cioè ci sta che uno dica, ma come mai è stata fatta questa cosa? Abbiamo degli scazzi, ma fatti fuori. Cioè, ma come mai questa via è stata aperta in questo modo piuttosto che in quest'altro? Perché avete fatto così piuttosto che cos'ha? E si discute, no? E da lì uno dice, oh, cazzo, è vero, hai ragione, ho sbagliato, la prossima volta magari faccio in un altro modo. Cioè, questa è una discussione costruttiva. Oppure invece ognuno resta sulle sue posizioni e allora vanno divisi. Va bene, l'assemblea finisce qui. E poi chiamate su chiamate. Bello. E anche questo è il gruppo alla fine. Sì. Comunque, insomma, un po' più roseo lo vogliamo sto gruppo? Direi di sì. Nella direzione un po' conservatrice di lavorare sul format dei filmati, la comunicazione buona con gli sponsor. Conservatrice fino a un certo punto. Io sarei... mandare tutti a fanculo. Cioè, no, non conservatrici, io sarei per una per un gruppo cioè sempre più, cioè che cresca sempre di più, cioè che faccia più attività, ma sotto tutti i punti di vista. Sì, sì, chiaro. Cioè, se non dico di arrivare a avere dei soci professionisti, però comunque cioè dire ok, perché sennò se uno è sempre dipende sempre dal lavoro e da questo, e da questo, e da quest'altro, resta sempre troppo poco tempo, no? Per fare sì. Un certo tipo di alpinismo, un certo tipo di attività, no? Se uno si dice, ok, Pozzoli, abbiamo questo progetto da fare, ci stai? 2 mesi, tan tan tan, e uno... Lo rimani? Anche... Chiede permesso? Chiede permesso. Ah, ok. Cioè, se uno deve perdere mesi di lavoro e così, è chiaro che se fai sempre tutte le cose un po' di corsa, un po'... Sì, sì. Tipo gli ultimi 10 anni della mia vita. Esatto. Cioè, tempo libero, sei qua a fare le interviste, poi vai via qua, vai a sportare perché devi mettere a posto delle robe, poi questa sera c'è l'assemblea, poi, capito? Tutto così, un po' incastrato. Sarebbe bello, cioè, alzarsi la mattina e dire, ok, oggi cosa devo organizzare? Quindi devo andare... allora, caffè, al bar. No, poi dico, devo organizzare questa serie di cose per la spedizione che devono fare e quindi, cioè... dedicare non il tuo tempo libero, magari del tempo, cioè rubare magari del tempo, avere la possibilità di rubare del tempo al tuo lavoro, magari, o ai tuoi impegni normali, per fare queste cose per il gruppo, no? E avere poi il tuo tempo libero. Quindi, non so, Dimitri che fa libero professionista, dire ok, oggi faccio il mio lavoro, domani non lavoro perché... dedico una giornata intera al gruppo per fare queste cose, andare a ritirare il materiale, l'abbigliamento, mandare queste mail, fare queste cose, però è chiaro che deve essere anche un po' più sostenuto dal gruppo, perché sennò uno
cioè alla fine diventa un lavoro, il lunario alla fine gestire un gruppo come questo è un lavoro, voglio dire, cioè, è un lavoro che per un atleta professionista chiaro diventa il suo lavoro, mandare email, organizzare, creare serate, fare, e il suo lavoro diventa quello, fa quello, no? Un gruppo come il nostro ha la fortuna di poter avere tante persone che lavorano in quella direzione, quindi una cosa fa, una persona fa qualcosa di qua, una persona fa qualcosa di là, una persona fa qualcosa di là. Però se ci fosse veramente la possibilità, fosse, perché alla fine stiamo parlando di quello, fosse un pochino retribuito il tempo che uno dedica, qualitativamente alto, perché comunque si parla anche di responsabilità, sì, sì. Perché quello che fai tu, come ti interfacci, le rotture di balle che hai con gli sponsor, comunque sono delle responsabilità, no, che il gruppo, cioè ci vuole tanto tempo, ripone in te, che se sbagli qualcosa poi sono 100 persone che ti prendono a calci in culo, esatto. Insomma, no? No, ma poi quello che dicevi te all'inizio, un conto lo sponsor personale, cioè sponsor personale, cioè io mando una mail, mi serve, fine. Il materiale, sì, esatto. Mi serve una, mando una mail, finito. Cioè un conto, cioè mandare l'ordine per esempio a Scarpa, sì, che vuol dire prendere persone. 50 ordini, metterli insieme e fare un ordine unico da inviare. E poi quando ti arriva la roba, poi quando arriva la roba, gli arrivano non so quanti scatoloni di roba, cioè, fortunatamente non è che lo faccio da solo, ma mi faccio aiutare da qualcuno. Però è un impegno, impegno. Poi 50, ma hai mai dato 3 scarpe, ne ho ordinate questa e quell'altra, perché manca il numero, il numero è sbagliato. Cioè, allora lì ci vorrebbe una segretaria ancora. Cioè la differenza tra gestire, cioè gli sponsor come gruppo e gestire uno sponsor come singolo è tutta un'altra cosa. Esatto. Cioè, tanto molto, molto più impegnativo. Quando le cose vanno bene. Perché poi ogni tanto... vanno anche male, diventa ancora più interessante. No, cioè, perché poi sai lo sponsor, chiaramente lo sponsor vuole un referente, non è che lo sponsor può avere 100 referenti nel gruppo, vuole un referente, se c'è una cosa che non funziona, cioè manda una mail al referente. Ho visto Dimitri che scalava con piuttosto che, e tu dici, ah bene, Dimitri chiaro. Che cazzo fai, perché sì. Scalavi? E sì, sì, così, sì, no? Sì, è chiaro. Che ci sono tante cose da gestire anche dietro gli sponsor, perché appunto il... essendo in tanti si possono fare tante belle cose in tanti, però si possono commettere anche dei piccoli errori in tanti, no? Quindi bisogna fare, cioè l'attenzione da prestare è all'ennesima potenza, cioè tutti devono prestare attenzione, tutti devono fare certe cose, e quindi stai pian piano, diciamo che siamo tutti migliorati, no? Perché sì, sai, sì. All'inizio gli sponsor magari erano più sponsor privati, magari lo sponsor di gruppo era uno sponsor che magari faceva una fornitura di un certo tipo limitata. Quando abbiamo iniziato a avere questi sponsor importanti, dove le forniture sono diventate importanti per quasi tutti i componenti del gruppo, anzi direi tutti i componenti del gruppo, chiaramente il lavoro si è moltiplicato. Bene. E via. Io direi che andiamo... Comunque meglio averli che non averli, no? Questi problemi. Chiaro. Sì, 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 chiaro. Meglio averli che non averli. Gli sponsor e i problemi. Vabbè, ma problemi per modo di dire, sono normale amministrazione, sì, diciamo. Sì, no, è chiaro. Cioè, come nel lavoro, ci sono le cose, cioè cose che vanno bene, che filano lisce, sempre ci sono... ogni tanto c'è qualche intoppo da risolvere, ma è normale, cioè in ambiente lavorativo è così. Bene. Bene, io direi che andiamo incontro ai prossimi 10 anni e ci vediamo prossimo podcast fra 10 anni a vedere cosa è successo. Se ha funzionato tutto, quante donne abbiamo nel gruppo? Vediamo. Se saranno più donne che uomini? Non penso. Ma secondo me sì, guarda quante ragazze ci sono in palestra. Adesso sono tante ragazze. Palestra, tipo anche quando facciamo gli open day, ma anche i corsi, ma anche nell'agonistica. È pieno. Sì, sì. Adesso non so se sono più maschio o femmine. Se non sono pari, mi sembra c'è qualche femmina in più. Secondo me. Questo. Sono più dotate. Beh, da piccole sono più dotate. Da piccole sono più dotate. Cioè, nell'open day vedi i bambini piccolini che non hanno mai scalato, le femmine sono molto più.
più slanciate, hanno meno paura. Sì, 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 sì. Cioè partono, vanno in cima, vengono giù, cioè i maschietti sono un po' più, vanno su 2 metri, no, cala, cala. Cioè poi non puoi neanche farli spaventare, ognuno ha i suoi tempi, no? Cioè, poi magari diventando un po' più grandi, poi magari il maschietto magari sopravanza, o, però non è detto. No, però mi ricordo i primi anni che andavamo per esempio all'estero a scalare, non so, andavo in Francia a scalare, in Falesia, cazzo, ma qua ci sono anche le ragazze che scalano. Cioè sì, da noi andavi in Falesia, sempre le solite quattro facce. Dice, cazzo, ma qua scalano anche le ragazze. Adesso è normale, meno male. Meno male, adesso è normale. Meno male. Vediamo. Le palestre li hanno aiutato, no? Ah, sicuramente sì, sicuramente sì. Bene, io direi che abbiamo detto abbastanza del gruppo Ragni. Però ci sarebbe anche altro da dire. Vediamo se organizzare con qualcun altro. Bene, vi ringrazio tutti e tre. Grazie, Giulio. E vediamo. Vediamo se qualcuno si arrabbierà di alcune cose che abbiamo detto o no. Sarà interessante da vedere. No. Ma io sono sempre tranquillo, democratico. No, democratico, anche nelle cose, diciamo, cioè non mi piace entrare a gamba tesa su una cosa, cioè mi piace più entrare, cioè cercare di capire quello che dicevamo prima, non so, la speed, arrampicata, cioè uno non sa neanche di cosa stai parlando, ah no, quella lì non è arrampicata. Cioè come io ho detto, il dry touring, sì, non è che ho detto, ah no, quello lì non è niente. Cioè faccio fatica a comprenderlo, mi piacerebbe comprenderlo, parlare con chi lo pratica e comprenderlo un po'. Allora di più ti facciamo fare un podcast con uno che fa dry touring. Bravo. Così ti puoi confrontare per un'oretta. No, invece adesso nell'era dei social comunque tutti sono nati tutti imparati, che uno non sa neanche di cosa si sta parlando, bam, più mazzate. Ah, è così, no, non è sì, così. Un po' è così. Sì, sì, è sì, un po' così. Io dico, ma perché poi capisci, no? Fanno dei commenti che dici, ma questo sa di cosa sta parlando? No. Cioè, come fai a sparare questi giudizi? Vabbè. Mai così. Social sono così. Bene. Pro e contro dei social. Pro e contro dei social. Quel che è sicuro è che io adesso bevo una birra. Non so voi. Vi facciamo compagnia. Va bene. Grazie a tutti allora. Grazie. Ciao. Ciao.